Allora, ciao a tutti da Momenti Verticali. Oggi vi faccio vedere questo nuovo trave che abbiamo comprato della Puck Series. Tra l'altro, l'ultimo che siamo riusciti a reperire sul mercato da sesto grado. Gli altri erano in vendita su altri negozi online, ma costavano di più e c'erano in più le spese di spedizione. Purtroppo, questo è quello di cui ci si deve accontentare, visto che siamo in quarantena e siamo praticamente reclusi in casa. Tra l'altro, dietro abbiamo anche Rocca Appendice, e come avevo già detto nell'altro video, purtroppo la dobbiamo vedere da qua. Allora, vi spiego un attimino questo trave. Tra l'altro, compatto e comodo anche da trasportare nello zaino, che può essere eventualmente utilizzato come riscaldamento prima di iniziare a scalare in falesia. Allora, una presa svasa e due tacche, una da 2 cm e una da 2,5 cm. Quindi principalmente sono queste. Poi c'è la possibilità di utilizzarle su diverse inclinazioni. Allora, questa è una. Quindi girando all'interno dell'intaglio il cordino, la si può utilizzare anche con questa modalità, sia questa tacca da 2,5 cm, sia questa tacca da 2 cm. Oltre a ovviamente quella svasa, andando a inserire entrambi i cordini in questo modo. Poi una cosa che di cui mi sono accorto mentre lo stavo montando è che c'è la possibilità, una delle possibilità ulteriori, di andare a utilizzare queste tacche con diverse inclinazioni. Cioè, se prendiamo questa qui e utilizzandola in questo modo, ci troviamo questa tacca con questo tipo di inclinazione. Ma se io dovessi mollare e quindi far scorrere questo cordino all'interno del foro stesso, che è già fatto, praticamente senza andare a smollare anche l'altro, basta solo questo, poi il cordino praticamente scorre all'interno del moschettone, quindi non è necessario smollarlo da entrambe le parti. Ma se vedete, man mano che io do corda, diciamo così, piano piano scende sempre di più, fino più o meno a questa inclinazione. Poi potete smollare e utilizzarlo in questo modo qui. Se avete domande, scriveteci, e buona quarantena e buon allenamento. Ciao a tutti!